Cagnano e i comuni dell'Alta Valle del Laterno in piazza per manifestare contro l'utilizzo degli ormai famosi CSS nel cementificio Cementer di Cagnano, che a breve dall'attuale proprietà passerà ai Talcementi. In realtà, dicono i residenti, il cementificio ha già iniziato a bruciare rifiuti dal 23 ottobre, probabilmente per provare i macchinari. Una manifestazione riuscita e pacifica, con adulti, bambini e palloncini. Preoccupati ovviamente per l'impatto ambientale. Tanti presenti, ma anche degli assenti eccellenti che si sono notati, come ha sottolineato la dottoressa Maria Fioravanti, portavoce del Comitato Terno Aria. La situazione del cementificio noi non la conosciamo benissimo, perché la proprietà non ha mai partecipato agli incontri con questo raggruppamento di persone che si interessa della salute, prima di tutto dei lavoratori del cementificio, poi dei lavoratori, degli abitanti, poi degli autotrasportatori che dovranno trasportare il CSS, poi di tutti gli abitanti della valle. Assente il comune maggiormente interessato, Cagnano. C'erano ad esempio il vice sindaco del comune dell'Aquila, Liris, ma anche i primi cittadini di Barete e Pizzoli. Il comitato e i cittadini chiedono chiarezza con l'azienda che minaccia, dice la Fioravanti, di chiudere l'azienda senza la possibilità di questo nuovo utilizzo. La popolazione, secondo il comitato, non ha informato a sufficienza gli interessati. Già i lavoratori tempo fa avevano parlato di fumi maleodoranti di natura non confermata, percepiti anche nei comuni vicini. Ci sono diversi studi, ha spiegato la Fioravanti, che è un medico del lavoro, fatti dall'ARTA in Piemonte, che sostengono che ci sia una mortalità aumentata del 20% e l'insorgere di molti nuovi tumori al colon e ai polmoni. In tutto questo il sindaco di Cagnano Iside Di Martino ha fatto poi sapere che ci sono contatti in regione per redigere un protocollo di sicurezza aggiuntivo, ma le preoccupazioni degli abitanti restano. Perché noi abbiamo notizie che risalgono, che fanno riferimento a studi fatti in altre regioni, l'ARTA del Piemonte, l'ARTA del Veneto, e ci dicono che bruciando il CSS ci saranno emissioni di diossine, metalli pesanti, metalli anche pericolosissimi come il tallio, che ultimamente è salito agli onori della cronaca, e quindi noi vorremmo discutere questa cosa, non mettere a repentaglio la salute